Per la nona giornata di campionato il Senigallia Calcio ospita l'Ostra per l'atteso derby. Gli uomini di Mister Solazzi, reduci da due sconfitte consecutive, non possono sbagliare e lo sanno. Ma nei primi minuti di gioco sembrano essere rimasti negli spogliatoi, tant'è che al quarto gli ospiti con una bella imbucata centrale passano subito in vantaggio, palla al centravanti che a tu per tu con Putignano non può sbagliare. Linea difensiva del Senigallia Calcio disattenta, esultano i giocatori dell'Ostra così come esulta il poco pubblico presente alla partita. Ma il Senigallia Calcio non ci sta, strepitosa azione di Sarti sulla destra, salta secco il suo avversario diretto, s'accentra, mette dentro la palla e Fabri anticipa il difensore di Insacca. Gol di astuzia e di rapina di Fabri, gol da dividere però con Sarti che davvero nei primi minuti, finché ha fiato, risulta devastante. E rivediamo il replay, la bellissima azione di Sarti sulla destra, salta secco il suo avversario, protegge benissimo la palla e la mette dentro per Fabri che da centravanti vero anticipa il suo difensore ed insacca. Poi in qualche modo Gorini, azione insistita, la palla arriva a Fabri, bellissima imbucata per Siena che si inserisce bene, tocca di punta ma la palla va fuori di un soffio. E allora ci prova l'Ostra, la punizione del numero 8. Palla dentro, Putignano e Cenzi non si capiscono e il capitano spazza in calcio d'angolo. E proprio su questo calcio d'angolo si fa spazio, la rieta avversaria stacca ma per fortuna non inquadra la porta. Altro brivido che percorre la schiena di Putignano. Ci riprovano i locali, Fabri chiede e trova il triangolo, si invola verso la porta avversaria spinto da tutto il pubblico. Prova il sinistro ma il portiere è attento e blocca a terra. Ancora Senigallia Calcio, bellissima sponda di Fabri per il centrocampista che allarga su Siena in posizione defilatissima. Siena dà un'occhiata in mezzo, cross morbido sul secondo palo per Gorini che prova il tiro ma non va. E allora sponda dietro per Solazzi, anche lui tira e c'è una deviazione avversaria ma il portiere è ancora una volta attentissimo. E siamo all'episodio che cambia la partita, punizione per l'Ostra. La palla sembra partire male ma Sarti in barriera, salta con il braccio troppo alto ed è rigore. Nessuno protesta, Putignano se la prende con Sarti, il rigore quindi è netto. Putignano è un pararigori formidabile ma questa volta il rigore è ben tirato e spiazza la saracinesca senegalese. 2-1 per l'Ostra, il Senigallia Calcio è ancora sotto e deve recuperare, per farlo si affida all'estro dell'ispiratissimo Fabri. Guardate qua, sinistro a giro sul primo palo e palla fuori di un niente, sarebbe stato un eurogol. Il Senigallia Calcio cerca la reazione d'orgoglio, Mandolini, reinventato terzino, crossa dentro, Fabri non ci arriva ma la palla è buona per la corrente Simonetti che tira con un mezzo esterno e trova ancora la risposta del portiere. Si disperano gli uomini di Solazzi ma ci provano ancora con una punizione di Gorini, deviata ma l'estremo difensore Ostrense sembra imbattibile. E allora Mister Solazzi prova a cambiare le carte in tavola, entra Andrea Durazzi caricato a dovere per risolvere il match e invece, non per colpa sua, la partita si mette sempre peggio. Ancora Ostra 3 contro 1 ma il tiro fortunatamente è sbilenco e non impensierisce Putignano. Questo è solo però il preludio di ciò che succederà poco dopo. Il Senigallia Calcio si sbilancia per trovare il pareggio, gli avversari approfittano degli spazi e dopo un'azione insistita ed una bellissima risposta di Putignano sul primo tiro non può nulla il portierone su questo bellissimo tiro a giro di sinistro del giocatore avversario che esulta mentre si disperano i locali che già fiutano la terza sconfitta consecutiva. Finisce la partita, finisce qua la partita, non c'è tempo per piangere, tutti in punizione almeno fino alla prossima partita. Tutti, sì, tranne lui, Gianmarco Fabri.